come iniziare bene un episodio tutorial by Cola. Oh, ciao. Appena iniziato e voglio già chiudere questo video. Pensa un po'. Hai infame. Muori un po'. Faremo in un altro modo. Passeremo sottoterra. Sperando che non mi facciano saltare in aria. Hi guys e benvenuti in questo nuovissimo video, bentornati su Titans Revolt. Allora, l'ultima volta ci eravamo lasciati qua in questa super stanza, molto carina peraltro, devo dire molto carina, dove abbiamo trovato del ferro e forse c'è altra roba. Purtroppo però ci sono molti mob e non vedo gli spawner, per quanto almeno all'inizio non sembrasse troppo incasinata la situazione. Nel senso che questa accetta è veramente molto forte, quindi in realtà non mi sentivo troppo al pericolo, devo dire. Anche se, per dire, quello scheletro rompe molto gli zebedei e ha anche un knockback potentissimo, e questo non mi piace. Però almeno muore con un colpo solo. Porca miseria, forse ho fatto un'idiozia. Come iniziare bene un episodio tutorial by Cola? Perché sono così stupido? Volevo fare il figo. Ah, tanto è facile questa stanza. Ho un'accetta super potente, sono immortale. E invece sono morto come un imbecille. Grandioso. Bravissimo. Bravissimo, adesso come ci torno fino a là? Me lo vuoi spiegare come ci torno fino a là? Meno male che grazie allo stack attacca posso buttarmi direttamente dall'inizio del dungeon subito giù qua, facendo un salto incredibile. Oioioioioi. E quindi risparmio molto tempo. Peraltro qua sono tutti despawna. Oh, ma lì c'era una cesta. Ma sai che non l'avevo vista sta cesta? O forse sì? Ah sì, forse sì. Vabbè dai, il legno lo prendo molto. Oh, ciao. Porca miseria. Questo come mi ha raggiunto? Benissimo. Perfetto, perfetto. Stavolta non mi potevo manco salvare con lo stack attacca. Grande, grande, veramente grande. Iniziamo bene questo episodio. Appena iniziato e voglio già chiudere questo video. Pensa un po'. E guarda chi c'è lì ad aspettarci. Bellissimo, bellissimo. Meno male almeno non è l'arco, quindi basta stargli lontano. Basta stargli lontano con un po'. Oh, porca miseria. E qua c'è quello con l'arco, con knockback a 2000. Vai, vai, veloce, veloce, velocissimo. Dov'è la mia roba? Dove caspita sta la mia roba? Dammi la mia roba. Hey, riempiamo di torce, che non sappiamo dove stanno i mob qua, quindi basta riempire tutto di torce. Prima o poi li troveremo. Prima o poi li troveremo i mob. Vi troverò, non riuscirete mai a sfuggirmi. La lava. Ma da qualche parte saranno gli spawner, non possono. Cioè, poi se io illumino tutto mi spieghi da dove caspita spawnano. Ho finito le torce. Porca miseria, non c'ho un blocco. Devo dire che siamo messi molto bene a inventario. Non ho nulla. Non so se prima di morire eravamo in questa condizione. Mi sembrava che almeno il cibo ce l'avessi, non lo so. A quanto pare non era così. Dov'è tutta la mia roba? Ah, vedi che qua c'è qualcosa. Ah, ma vedi che allora le patate ce le avevo. Oh, ma allora sono qua, ho capito dove stanno gli spawner. Sono sotto questa roba. Ma porca miseria. Beh, io me ne torno qua dentro, se non vi dispiace. Piano piano devo distruggere qua dappertutto e prendere i cosi. No, volevo dire che devo distruggere tutti i cumuli di cosi per trovare gli spawner. Intanto mi faccio la super armatura. Dai, lo posso aver già finito tutto, dai, su, non scherzare. Oi, che cacchio mi ha preso? Ha infame. Muori un po'. Scappa. Via. Torna qua. Uè, guarda quanta armatura. Adesso sì che siamo messi bene. Non sarà incantata, ma questa, se non sbaglio, vale quanto un'armatura di ferro, eh. Non vorrei dire. Adesso sì che siamo messi bene. Adesso vi faccio vedere io. Ah, qua sotto c'è uno spawner. Eccolo qua. Oia, oio. Hop, guardalo. Oh, lì sotto c'è un altro spawner. Occhio. Attenzione, qua sotto è pieno di spawner. Aia, ma il problema sono gli arcieri infami. Questi non mi devono toccare, questi sono pericolosi, raga. Aio, ma da caspita mi prende. Oh, porca miseria, oh. No, io non muoio un'altra volta, c'ho le armature di ferro. Porca miseria. No. Ok, è un bel problema. Questo, signori, è un problema incredibile. Qua siamo fregati, raga. Siamo fregati. No, il fuoco no. Porca miseria, il fuoco no. Non ora che avevamo preso tutto. C'era la pozione, avevo una pozione della Fire Resistance qua.
Eccola qua, una della forza, perché non le ho prese prima queste pozioni? Il problema è che anche se ho illuminato comunque abbastanza bene, cioè come vedete lì tra lava e le mie torce, è abbastanza illuminato, eppure, boom, gli spawner continuano ad andare a pieno regime, incredibile. Penso che sia una modifica dei creatori della mappa, perché in realtà con tutta quella luce lì non dovrebbe succedere. Ok, ci siamo di nuovo operativi. Ah, c'è pure il... no, capito, c'è pure il piccolino. Un lingotto, mi fa molto comodo. Perfetto, attenzione, devo stare attento perché ho poca vita. Attenzione, 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 attenzione. Devo capire dove sta l'altro spawner. Non è facile, non è facile, perché questi continuano davvero a spawnare in quantità industriale. Incredibile. Io non ho, ho finito le torce. Non ho neanche il carbone. No, 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 no. I blaze no, non scherziamo. Faremo in un modo alternativo. Visto che è veramente complicato cercare di distruggere gli spawner così, faremo in un altro modo. Passeremo sottoterra, nella speranza che non mi spawnino nel tunnel. Questo potrebbe essere un serio problema. Ok, uno ha distrutto. Perfetto, perfetto. Uno spawner di zombie l'abbiamo distrutto. E non vorrei dire, ma gli scheletri qua con l'arco sono veramente tanti. Allora, proviamo a salire. C'è qualcosa di interessante qua, non so, magari da qua si vede meglio. Devo capire un po', perché purtroppo gli spawner sono troppo nascosti e non è fattibile romperli. Quindi, bisogna trovare un modo. Qua dietro c'è qualcosa? Ah, oh, ehi, wei, wei, wei. Oh, 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 oh. Non scherzare. Ma qui c'era il carbone. Interessante. Posso farmi le torce. Perfetto. Peraltro guardate che spade che hanno. Cioè, sette quanto questa. È come le mie. Incredibile. Sono super forniti. Ok, qua posso farmi una bella scorta di carbone. Il che mi piace tantissimo. Veramente tanto. Però come faccio? Come faccio? Saranno sicuramente in quelle montagne lì. Devo riempire di torce quelle montagnette là. Peraltro lì c'è una cesta. Lì c'è una cesta. Voglio andare prima a prendere quella cesta, sperando che non mi facciano saltare in aria. È molto rischioso quello che sto facendo, visto che è pieno di scheletri, ma bisogna farlo. Quella cesta lì potrebbe avere un sacco di cose interessanti. Ah, peraltro sì. Oi, 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 oi. Oh, porca miseria, mi hanno beccato. Oh no, porca miseria. Porca miseria, perché ho cliccato quella pressure plate. Mannaggia me. Mannaggia me. E adesso è un bel casino. Sperando che non mi facciano saltare in aria. Oddio. Ah, sti scheletri, cioè, no, dai, sono illegali, sono illegali. Ero riuscito a salvarmi con lo staccattacca dall'esplosione, che non ha neanche distrutto la cesta, però. Tutto un episodio bloccato qui, capite che non ha senso, non ha senso.